Sono le 7 di mattina, è già arrivato un altro tartufaio in zana. E così. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I'm repping for the longest cycle. My uncles had to pay the cost. Sono strafelice, ragazzi, ok che sono piccoli, ma considerato che è appena passato un tartufaio del posto, tra l'altro il suo cane non li ha trovati e noi sì, davvero molto gratificante. Considerate che siamo in giro da un quarto d'ora. Ma che bello questo. Non era tanto pratico quel tartufaio là, eh? Said all we ever need is love. We see the same thing. We sing the same song. We feel the same grief. Bleed the same blood. You grew up in the home. Sono capitato in una palude. Bisogna stare attenti, metti il piede nel punto sbagliato, sprofondi. Infatti è pieno di zanzare. È sempre una meraviglia quando esci dal bosco, con i tartufi in tasca, ti ricordi di essere al mare. Ci siamo riposati un po' qui in spiaggia, adesso torniamo al lavoro. Brava. Brava Uke, che bombetta. Certe volte mi sembra di stare in Africa. Altre volte in Alaska, tipo in questo momento non mi sorprenderei se uscisse un grizzly da dietro un pino. Ma quell'acqua non è salata, ragazze? Non ha proprio un bel aspetto, eh? In definitiva direi che stamattina è andata a bomba, nonostante io fossi operativo dalle 7 e ci fosse invece un tartufaio operativo dalle 6 e mezza. Fortunatamente mi sa che non era sto gran tartufaio, quindi diciamo che il suo cane ne ha lasciati indietro parecchi. Può essere che gliene scappi qualcuno, a meno che tu non vada a tartufi con Uke e Anubi, allora non scappa niente. Molto bene, ho mangiato qualche cosa al volo, persino del cioccolato, e adesso mi sposto di qualche chilometro per controllare un'altra pineta. Dopodiché credo che tornerò a dormire da queste parti. Guarda, guarda cosa vedo, un tartufaio, qua sbucano come scarafaggi. In questo momento di bassa stagione qui ci sono più tartufai che abitanti. Onestamente questo pomeriggio mi aspettavo di meglio, evidentemente è già passato più di un tartufaio, però non ci lamentiamo. Ragazzi, nel tardo pomeriggio la situazione si è drasticamente risollevata, ho fatto un giro con Uke e ne ha trovati veramente tanti, almeno quante sono le zanzare in questa pineta. Ha lavorato veramente bene e sono troppo contento di vederla così realizzata. Pensate che nonostante abbia lavorato tutto il giorno, non voleva salire sul furgone ma voleva andare avanti a giocare. The next morning. Ore 7:30, stamattina ho fatto un po' fatica a uscire dal letto, volevo svegliarmi una mezz'oretta prima ma si stava troppo bene sotto le coperte. Ragazzi, non ci posso credere, ai piedi di questa montagna di fieno ho appena trovato questa meraviglia. E considerate che le piante simbionti sono lontanissime, può essere quella, ma in realtà non penso che le radici arrivino fino a qui.
Quindi questo tartufo meraviglioso è un po' un mistero. E direi che anche stamattina non possiamo certo lamentarci, soprattutto per questo tartufo meraviglioso, ma ancora di più per aver visto le cagnoline lavorare con passione su questa tipologia di tartufo che non conoscevano fino a pochissime settimane fa. Praticamente ho scoperto che a 50 metri da qua c'è un raduno nazionale di tartufai. Ho conosciuto il presidente dell'associazione dei tartufai del Lazio. Tu sei il presidente? Il presidente. Siamo, calcolo, una sessantina di tartufai. È un residence privato dove c'è una pineta. Siamo 3 giorni a tartufi e domenica c'è una gara di tartufi all'americana. E tra l'altro il tipo mi fa: ho conosciuto i cani da laggiù. Grandissimo. Praticamente ha riconosciuto Anubi e Castagna. Mi sembrava una persona simpatica, cordiale. Epilogue. Niente raga, mi hanno invitato al raduno nazionale di tartufai, perché era qua veramente a un tiro di schioppo. Sono qui davanti al cancello, chiamo Stefano e mi faccio aprire. Pronto? Pronti? Ciao bello, sono qua al cancello io. Ma non sei un po' giovane per fare il presidente? No. Non sei mai troppo giovani? No. Ci vuole la passione. Oh, io ti seguo parecchio su Facebook, sì. Vedo le tue storie ogni tanto. Grande, grande. Queste tutte le casette sono tutte, siamo 60 persone. Villaggio praticamente. È un villaggio, sì. Questa è tutta una pineta dove stanno tutti da tutto. Siamo qua, chiacchieriamo, è un'amicizia. Pensa a te, che realtà assurda. Allora, conosce un po' di personaggi. Permesso. Riccardo, il presidente nazionale. Il presidente nazionale di questa banda di folli tartufai. Come si diventa presidente dei tartufai italiani? Bisogna avere tanta passione e voglia di stare insieme agli altri e costruire una struttura nazionale, come abbiamo fatto in quasi tutte le regioni d'Italia. Sono tutte autonome e indipendenti, ma c'è una struttura nazionale di riferimento per tutti quanti. Una vita dedicata al tartufo? Beh, insomma, non solo al tartufo. Che già sarebbe tanta roba, però vabbè, c'è anche altro, giustamente. Sì. Eccoci qui di nuovo sulla tana mobile. Ho passato una piacevole serata con i ragazzi dell'associazione e sono rimasto colpito che c'erano anche parecchi giovani. Mi hanno offerto un piatto di pasta ai 3 pomodori. È uno dei miei piatti must, che dalle cose semplici si vede la qualità. Questi li mettiamo interi, però bisogna bucarli tutti. Spaziale, ma io sono veramente stanco, domani mattina devo svegliarmi presto e, come ho salutato loro, saluto anche voi. Ciao! Il momento che tutto il canale aspettava da innumerevoli episodi. Ciao! Chi si è fatto 5 ore? Mezza Italia. Ben arrivata. Grazie.